ti ho detto lentamente lo avvicini, non lo appoggi, lo avvicini alla piazza di acciaio. Come vedete il primo ciuffo in testa si è alzato, avvicinalo senza appoggiarlo, come vedete è già accesa, se lo appoggia si vede proprio la scintilla della corrente. Si avvicina un altro po'. Facciamo un applauso a Domenico che veramente ha preso una scossa di corrente. Allora Domenico, non andare via perché tu sei un testimone del pubblico. Allora, attenzione. Luce! Vedi Domenico? Si accende, c'è anche la scintilla proprio alla punta. Io sono paventato. Ok. L'ho sentito anch'io. Allora, Domenico, ti farò indossare un guanto. Questo è un guanto isolato, serve a non prendere più la corrente. Destro o sinistro? Scegli tu. Destra. Destra? Oddio amore, destro, giusto. Io intanto preparo una mini torcia dove io la bagnerò nella benzina. Domenico può anche odorare e confermare che questa è benzina. Prenda con il guanto. Benzina, ok. Ti metti in questa posizione senza toccare Zaira, così, esatto. Può spegnere Domenico? Può bagnare la benzina? In modo che io non metto mani perché il pubblico può pensare che c'è qualche interruttore, invece no. Vai Domenico. Può spegnere? Applausi. Adesso passiamo al secondo esercizio, dove le torce saranno tre. Andiamo sempre nella benzina. Vai Domenico. Tieni dalla parte del nero che c'è più isolante. Così, perfetto. Può soffiare Domenico? Applausi per Domenico. Bene, a questo punto passiamo al terzo esercizio. Il terzo esercizio lo presenterò io e Domenico farà lo speaker. Vai Domenico. Attenzione, David. Vai dietro? Allora, David sta bagnando nella benzina. Pronti signori? Voilà. Applauso, soprattutto per la signora. La signora si fa bene. Come vedete signori, la corrente non passa solamente nelle dita delle mani o nelle dita dei piedi dove voi potete pensare che c'è il trucco. A questo punto la corrente passerà all'interno del corpo e dovrà accendere una torcia con la lingua. Prepariamo il tutto, però a Domenico questa volta metteremo una doppia protezione perché la corrente con il bagnato è molto più forte, quindi una doppia protezione. Voilà, Domenico può spegnere. Bene, a questo punto passeremo all'ultimo esercizio. L'ultimo esercizio, signori, nell'arte circense è sempre il più difficile o in questo caso il più pericoloso. Ma il pericolo non sarà per la nostra donna elettrica Zaira. Vai, che faremo? Chiuso per tutto.
non dà, mi basta. Allora Domenico, adesso prendi questo neon, toccare questa parte qua e questa qua, altrimenti corrente. Questo è lo start, devi usarlo così, non lo lasciare perché questo scoppia se no, eh? Finisce ma adesso lentamente ti avvicini con il neon così al corpo di Zaira e il pubblico può vedere che a distanza il neon già prende luce per la forte corrente, poi Zaira darà l'impulso elettrico da questa parte per pochi secondi, come dicevo, se no può scoppiare. Non lasciare quello che è importantissimo. Vai, luce! Avvicinalo un pochino, un altro pochino, perfetto. Perfetto! Smontiamo la torcia umana. Di questo, quello a posto. Grazie Domenico, sei stato grande. Puoi tornare.